Massimo Roccoli, secondo anno con Camberg. Quest'anno possiamo festeggiare il titolo di campione italiano, che è il tuo sesto titolo. Sì, esatto. Quindi, insomma, innanzitutto dimmi come ti sei trovato quest'anno con il Camber Drift Evo, nella tua grafica. Certo, qui, insomma, questa è, diciamo, una grafica dedicata anche per... l'avevamo fatta per la gara del mondiale di Imola, esatto. E poi dopo non l'avevo più usata. E l'ho riutilizzata a Vallelunga, non so, il giovedì sono arrivato, ho tirato fuori dalla borsa tutti i caschi e mi sono messo questo. E boh, forse è stato un segno del destino. Sì, perché la bandiera c'è, bandiera bianco, rosso, verde, titolo italiano, insomma. E ancora da casa il titolo. Il nuovo modello l'ho iniziato a utilizzare l'anno scorso, svilupparlo, già dall'ultima gara, e direi che è stato fatto uno step importante, sia a livello di aerodinamica, ma anche a livello di ergonomia all'interno del casco. La visiera è migliorata nettamente, non abbiamo nessun tipo di problema, anzi a Vallelunga abbiamo preso una condizione meteo pessima e io vi faccio vedere, non ho messo nemmeno la protezione sul casco, ovvero quella del naso, e ho addirittura coperto la parte sotto in questa zona qua con la protezione che Caberg ti fornisce, perché comunque problemi di appannamento non ci sono stati. E poi quest'anno abbiamo anche una visiera ancora più scura. Sì, no? Esatto. I piloti l'hanno chiesta, Caberg chiaramente si è messo subito al lavoro, e penso che sia importante, specialmente perché in alcune giornate il sole, specialmente quando ce l'hai contro. E, esatto, io ringrazio Carlo, perché al Mugello sono arrivato con un problema in occhio, ovvero un'ulcera alla cornea, e non disponevo della visiera nera scura. È andato a rompere le scatole un po' tutti gli altri piloti, me ne ho recuperato un paio e sono riuscito a correre, perché comunque avere una visiera nettamente più scura con una gradazione più alta mi ha aiutato a sforzare anche di meno l'occhio. Quindi... Senti, il prossimo anno, oltre a rimanere chiaramente con noi, con Caberg, che programmi hai? Di ultima ora praticamente ho cambiato team, rimango sempre in orbita Yamaha, non sarò più nel team supportato Yamaha, dove quest'anno ho vinto il campionato italiano, ho ricevuto un'offerta interessante sia sportiva ma prevalentemente anche lavorativa dal team Rosso Corsa di Beppe Amato, e quindi l'anno prossimo parteciperò, mi troverete al campionato italiano Supersport, faremo un paio di wild card al mondiale e in più sarò presente a quasi tutte le date che Rosso Corsa organizza, come sapete è un organizzatore di eventi, e poi vabbè, il mio discorso di seguire tutti i pilotini della federazione. Beh, per certo, quanto riguarda le mini moto, le mini GP, e ogni tanto faccio anche un bel po' di corsi in auto, quindi 2-4 ruote, l'importante è perché essere... lui, come ha detto appunto, è istruttore federale, quindi chiaramente è importante che lui trasmetta la propria esperienza ai giovani anche riguardante il casco, nel senso che magari vedono che usi questo casco, quindi già sanno cosa utilizzare per proteggersi. Esatto. Niente, allora il prossimo anno poi per le grafiche stiamo vedendo, nel senso che magari cambierai grafica oppure vediamo. Ma di sì, farti pensavo durante l'anno qualche cosa stavo pensando, insieme al mio grafico Loppo, magari di chiedere anche un po' di aiuto sui social, e magari anche qualche idea di qualcuno che ci segue, magari studiamo qualcosa di simpatico, vi terremo aggiornati anche su questo. Quindi l'appuntamento è per il prossimo anno, sì, ancora qui a Lakeman, per magari per festeggiare qualcosa, ecco, diciamo così. Io vi aspetto alle gare, così ci vediamo anche prima. Sicuramente. Grazie.